E allora è nostro compito passare il testimone alle nuove generazioni, perché devono farsi carico di questi problemi, in quanto io non credo che noi riusciamo a vedere la fine della bonifica, la fine del successo della ricerca. Non lo so, lo spero tanto, però i tempi in generale sono molto lunghi, io vorrei che capitasse davvero qualche cosa di risolutivo, però ho paura che non succeda tanto presto. E allora davvero passare queste cose ai giovani diventa fondamentale per tutti, diventa un senso di civiltà, di persone che danno valore all'uomo, alla persona umana. Per cui ecco, raccontare queste cose per farle capire mi sembra estremamente importante. Tra l'altro le ultime vicende, visto che siamo qua vicini a Casale, l'accenno un momento, ma le vicende di questi mesi che per fortuna sono state superate, cioè la grossa discussione, la grossa lacerazione, non discussione, che è stata a Casale tra novembre, dicembre e gennaio, quando Schmidheiner aveva offerto, aveva fatto quell'offerta al sindaco e l'amministrazione sembrava accettare, secondo me è stato un momento molto pesante, molto brutto per tutti noi. Però, guardandolo adesso, è stata un'occasione veramente eccellente per i nostri giovani delle scuole, parlo delle scuole superiori soprattutto, perché hanno visto come un'intera città si sia mobilitata per qualche cosa che credeva giusto. Pur non, spesso non avevamo, cioè noi non avevamo la speranza che la cosa sarebbe andata bene. Ecco, questi giovani hanno visto che tutta una città ha partecipato a una lotta comune, con convinzione. In un modo civile si è protestato anche fortemente, ma sempre civile, non è andato nulla di rotto, non ci sono state né aggressioni né niente, insomma nulla di negativo, e abbiamo ottenuto un ottimo risultato, cioè l'amministrazione è tornata sui suoi passi, cosa che ci ha fatto molto piacere ovviamente. E quindi direi che è stato un insegnamento proprio di civiltà da non sottovalutare, un esempio di partecipazione alla vita pubblica. La fiducia nei partiti, ho letto ieri, l'altro ieri, è al 2%, la fiducia nel Parlamento in Italia è all'11%, cioè sono cose veramente drammatiche. Qui a Casale c'è stata una partecipazione politica nel senso più bello del termine, cioè alla cosa pubblica, alla cosa del governo della città, che è stato un momento veramente bello.